Presidente di Sangritana Alberto Amoroso, oggi qui a Lanciano al Polo Museale un importante convegno Sangritana Servizio Primario tra passato e futuro del trasporto merci per l'automotive. Ecco, qual è il futuro di Sangritana? Ma noi come ogni tanto ci piace incontrare la stampa, incontrare il nostro territorio e raccontare quello che fa Sangritana. Qual è il futuro? Noi di recente, per questo anche la presenza di Bertani, la presenza del rappresentante della CZ Logo, la presenza del Polo Automotive. Perché tutti insieme? Vogliamo parlare di quello che si sta facendo, anche la presenza della struttura del commissario Miccio, no? Degli investimenti importanti che si stanno facendo giù in Val di Sangro, dei nuovi contratti che la Sangritana sta iniziando a sviluppare nel 2023, le nuove opportunità di lavoro. Aver incrociato a fine anno il gruppo Bertani, leader per la movimentazione dell'automotive in Italia e in Europa, per noi è stata veramente una bella sorpresa e un bel percorso che abbiamo avviato assieme. Abbiamo iniziato con dei treni prova alla fine del 2022, da inizio anno ad adesso ne abbiamo già fatti ben 55, durante tutto l'anno in previsione ne dovremo fare per un numero superiore ai 130-135, ma sicuramente è un numero ridotto a tutta la mole di lavoro che andremo a fare con loro. Le prossime sfide sono tutte quelle mirate alla sostenibilità ecologica e alla sostenibilità finanziaria della nostra azienda. Noi in tutto il 2022 abbiamo permesso di risparmiare 19.500 tonnellate di CO2, abbiamo permesso di risparmiare all'intera collettività dei costi indotti dall'utilizzo del ferro rispetto alla gomma, abbiamo permesso di generare dei risparmi che superano i 7,7 milioni, quindi risparmi a favore dell'intera comunità. Le prossime sfide sono queste: continuare su questi binari, in questa direzione, nella crescita che da quando ci sono io, quindi da metà del 2021, sto cercando di dare alla Sangritana per un futuro sempre più brillante. Io lo dico con gioia e finalmente grazie all'interessamento e al lavoro fatto dal Presidente Marsiglio in collaborazione con il commissario della ZES, finalmente dopo 50 anni dall'esistenza dell'area industriale della Val di Sangro, con questi investimenti che tra Fossa Cesia e Saletti prevedono nel giro di un paio di anni investimenti per circa 25-26 milioni di euro, finalmente la nostra zona, l'area industriale più importante dell'Abruzzo, si doterà di un supporto logistico per la movimentazione delle merci con la ferrovia.